Credo di aver dimenticato che in quel momento potevo scegliere. Scegliere, conquistare. Ti ho permesso di spingermi e di superare il punto di rottura. Fai rete con le altre, rompi silenzi bui. Se la parola è latitante, chiamala a sostenerti nella lotta. Esisti, ci sei e puoi andare avanti comunque. Il vero amore non è la violenza, il vero amore è amore. Cos'è l'amore? Per me, un legame. L'amore è fonte di vita, tutto deriva dall'amore. L'amore è rispetto, l'amore è gentilezza, educazione. L'amore significa non inveire contro l'altro, non farlo sentire un essere inferiore. What is love? Baby, don't hurt me. Sei nato con la debolezza di cadere, sei nata anche con la forza di rialzarti. Ballo attraverso il fuoco. È come se adesso avessi l'occhio della tigre, una combattente. Una combattente. E violenza di genere. Sento come violenza il fatto che una persona non si accorga che un'altra persona stia dicendo di no e non si fermi rispetto a quello che sta accadendo. Mi viene in mente un fenomeno particolarmente diffuso, sempre più preoccupante e francamente anche pesantemente doloroso, che ha a che vedere con la solitudine. Le donne, in particolare quando sono soggette a azioni violente nei loro confronti, sia fisiche che psicologiche, nella maggior parte dei casi sono sole. Questo sicuramente è un genere di violenza molto grave e quasi primordiale, direi primitiva, che non dovrebbe neanche più esistere. Donna, aggressione, subordinazione, tristezza, rabbia. Nonostante ci definiamo un paese civile, ancora oggi un uomo si permette di uccidere una donna soltanto perché è rifiutato. L'aberrazione del femminicidio. La violenza di genere viene vista come qualcosa di assolutamente o bianco e nero. E invece nella mia esperienza la violenza di genere sono piccole sfumature che fanno a volte più male. Vorrei parlare delle cose che magari sono meno visibili, che possono subire anche le donne costrette a subire un matrimonio, le bambine costrette a fasciarsi ancora i piedi, le donne infibulate. La mancanza di rispetto verso un qualsiasi essere vivente, ecco. Per qualsiasi genere che sia verso le donne, che sia verso gli uomini, che sia tra uomini e tra donne. L'essere umano è dotato di parole, di dialoghi, e secondo me serve questo per risolvere le situazioni senza la violenza. Forse per controbattere la violenza di genere è importante partire dagli stereotipi di genere. E questa è un'azione che va fatta fin da quando i nostri figli sono piccolini, piccolini così. All'inizio mi viene in mente un colore, il rosso, che è un colore simbolo della violenza di genere. Associo il poco rispetto e la poca libertà. Penso all'ingiustizia. Inequità. Retaggio culturale, mancanza di rispetto. Vigliaccheria. Cattiveria. Parolacce, insulti. Tante parole, quindi la paura, il senso di colpa che le donne sviluppano quando sono oggetto di violenza. La vergogna di confessare la situazione in cui sono. E poi la ferita, le umiliazioni, ma anche il coraggio. Il coraggio di chi poi riesce finalmente a uscire fuori da questo tunnel. È la forza che ti porta fuori. Cultura. Poi rispetto e anche prevenzione. Cultura perché occorre accettare questa sfida promuovendo una cultura del rispetto dell'altro. Non è solo uomo-donna, ma è anche rispetto ad altri generi che sempre più dobbiamo non riconoscere, ma dirci che sono parte della vita dell'uomo. La violenza di genere può esserci ovunque. Direi che forse non c'è un luogo dove la violenza non c'è in assoluto. Non sono luoghi lontani. Sono anche vicino a noi. Dove c'è relazione tra persone. Nei luoghi
più sicuri, tra virgolette, secondo me nelle mura domestiche la maggior parte. Potrebbe essere in casa, magari in giro. Forse ce n'è di più in famiglia. Nelle case, nelle scuole, negli ambiti di lavoro. Quello del lavoro in primo luogo, soprattutto nelle, diciamo, nei luoghi di lavoro meno protetti. In tutti i luoghi, in tutti i contesti, in un contesto lavorativo, in un contesto familiare, in un contesto anche sociale. Non dipende tanto dal luogo, secondo me dipende un po' dalla situazione. Può essere anche il fatto che io torno da sola la sera alle 2:30 e mi trovo un uomo che mi cammina dietro, mi insegue, o magari la parola che non mi fa piacere, il fidanzato che perde le staffe, ti mette le mani addosso, il papà che torni tardi e te la fa pagare perché sei tornata tardi. Il fatto di ritrovarmi sempre in situazioni che non mi fanno sentire a mio agio. Io voglio sentirmi libera di sentirmi a mio agio come qualsiasi altra ragazza o donna dovrebbe sentirsi. Di violenza di genere ne sento parlare ovunque, nelle scuole, nei servizi e alle persone. La televisione parla, attraverso alcuni programmi, parla, evidenzia molto un certo tipo di violenza di genere. Su articoli di giornale o addirittura notizie che vengono date nei vari TG. Comunque se ne parla tutti i giorni, purtroppo tutti i giorni. Siamo bombardati continuamente da notizie di cronaca nera sulla violenza di genere. Sembra un bollettino di guerra ed è continuo e costante. Questo da una parte è positivo perché pone l'accento e l'attenzione sul tema, dall'altra però è molto riduttivo perché mette in secondo piano una maggiore consapevolezza rispetto alle forme più leggere, il bullismo, il mobbing, la violenza verbale. Che se ne parli credo che sia positivo rispetto a tempi in cui non era nominata come problematica. Invece, già che se ne parli, secondo me è un aspetto positivo. Consiglio di non sentirsi diversa, cattiva, sbagliata e di provare a parlare con qualcuno. In primis non giudicarsi e non tenere dentro. Parlare con qualsiasi persona con cui si sente libera di parlare, dire tutto. Di non isolarsi, di cercare aiuto. Di alzare la mano. Dal momento nella quale inizi a sentirti male o inizi a sentirti in colpa, debole, in difetto, rispetto a una persona che invece dovrebbe farti stare bene, in quel momento devi fare il passo avanti, cercare di comprendere che è il momento di agire. Nascondere non serve, è una, come dire, è una sceneggiata. È una cosa che non serve andare avanti, nasconderla, subito denunciare, subitissimo. Deve avere sicuramente il coraggio di denunciare in tutte le sue forme. Ma prima di tutto denunciare? Denunciare immediatamente la cosa. Telefonare al 112, rivolgersi a questi enti che esistono ormai sul territorio un po' dovunque. La violenza, ok, in qualsiasi ambito succede, ok, puoi sempre andare avanti, puoi sempre superarla, è una scelta che c'è più nella testa. Sul territorio qualcuno fa qualcosa per contrastare la violenza di genere, sia realtà organizzate, sia, mi auguro, anche singole persone. Ci sono più associazioni, più enti che si occupano di violenza di genere, dai laboratori nelle scuole per promuovere un altro modo di pensare, una cultura diversa, a centri che accolgono chi invece è vittima di violenza. Conosco Riola, che comunque si fa portavoce. Si è costituito da pochi anni, ma che sta portando avanti un grande discorso. Il centro antiviolenza Viola. Sicuramente la rete Viola. La rete antiviolenza Viola. Viola, c'è rete Viola, che è presente su tutto il territorio dell'Adda Martesana, con gli sportelli di ascolto, supportata anche dalle associazioni di volontariato. Punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto, di sostegno, di protezione. È una rete antiviolenza che comunque si occupa di tutelare le donne sia dal punto di vista psicologico, anche fisico, anche un aiuto, una rete protetta. Che hanno creato questa rete proprio per mettere insieme le forze e aiutare le donne del territorio. Cerca di agire sia attività di aiuto e supporto diretto alle vittime di violenza, sia azioni culturali
per promuovere la cultura di genere e quindi un modo nuovo di vedere la diversità di genere. Credo che sia un lavoro delicatissimo, molto complesso, di accoglienza delle persone in difficoltà. Se ti dici Rete Viola, io ti dico un'opportunità. Possibilità. Antiviolenza. E non chiudere gli occhi.